Salve a tutti da Riccardo Zarfati, portafoglio ETF. Vediamo oggi l'operatività per venerdì 17 di luglio. Questi sono i tre indici e le tre materie prime che ogni giorno seguiamo fornendo indicazioni operative basate su 12 ETF disponibili su borsa italiana. Questa è la sintesi della giornata. Vedete subito al tabellone la scia positiva delle borse è continuata con buona forza anche oggi. Italia 1,67%, Germania 1,53%, Standard & Poor's in questo momento più 0,70%. Sul fronte dati macro non ci sono stati degli sviluppi particolarmente interessanti. Europa inflazione nessuna modifica rispetto alle attese e le richieste di sussidi di disoccupazione americani settimanali meglio che le attese perché ne sono arrivati un po' meno del previsto. Quello chiaramente più importante è che ieri notte, un'ora dopo la scadenza dell'ultimatum, è arrivato il sì del Parlamento greco alla continuazione dell'accordo di salvataggio della Grecia. Per cui i mercati si sono di nuovo orientati fortemente, hanno continuato fortemente a salire e vedete anche oggi è stata una giornata decisamente positiva. Sul fronte materie prime continua un po' il trend che abbiamo visto nelle giornate precedenti, quindi oro e petrolio deboli 0,32% e 0,34%, molto vicino ai loro minimi pluriennali. Il corno oggi è tornato a salire più 0,90%, ma quello che vedrete ci ha aiutato anche su un paio di posizioni, anzi in particolare su quella sul corno, euro-dollaro meno 0,60%, abbandona dopo aver abbandonato 1,10, abbandona anche in questo momento 1,9 e sta tradando a 1,0880. Per cui velocemente le candele, andiamo a vedere come si sono conformate oggi e che novità ci sono dal punto di vista grafico, iniziando naturalmente dall'indice italiano. Eccolo qui, oggi vedete lo strumento più 1,76%, naturalmente un'altra candela verde, qua non possiamo che mantenere al momento la posizione con la chiusura di oggi, vale più 3,2%. Vedete, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso quell'area di possibile resistenza che è area 24, vediamo se sarà raggiunta nelle prossime giornate. Per il momento l'RSI non preoccupa più di tanto, vedete, sta ancora in una posizione piuttosto lontana da ipercomprato, per cui magari ci sarà bisogno di un paio di giornate, da domani o la prossima settimana, diciamo, di ritracciamento e magari si può tentare l'attacco ai nuovi massimi di periodo. Vedremo naturalmente come si evolverà la situazione. Anche per il DAX, vedete, la situazione non cambia, anzi, migliora anche in questo caso e vedete un'altra candela verde, posizione che vale più 4,1%. Qua c'è un segnale tecnico piuttosto interessante perché vedete la candela è andata a rompere questa area di resistenza che avevo indicato da qualche giornata, area di 102,82, oggi chiusura 103,52. Per cui questo è un buon segnale, questo non vuol dire che da qua si continuerà senza sosta a nuovi massimi, ma chiaramente questo è un segnale che è sicuramente ben visto e che calamiterà nelle prossime giornate ulteriori acquisti, presumibilmente sull'indice DAX. Comunque più 4,1% e XS1 naturalmente per il momento manteniamo la posizione. Non entriamo invece su Standard & Poor's 500, anche se ha dato un buon segnale anche qua, siamo veramente in vicinanza dei massimi storici, qua non si vede perché con il cambio euro-dollaro la grafica è un po' diversa rispetto al sottostante, comunque guardando questo strumento vedete anche qua siamo a in prossimità dei precedenti massimi storici, per cui anche qua una rottura di trend line ribassista, per cui un segnale anche in questo caso positivo. Per il momento rimarrei con le due posizioni europee che sembrano comunque in ogni caso le due più promettenti. Materie prime, iniziamo dall'oro, l'oro non dà nessun nuovo segnale, una piccola variazione negativa anche oggi, 0,15 per lo strumento e siamo sempre lì sui supporti. Per il sottostante questi supporti, questi minimi di circa un anno e mezzo fa non sono stati ancora rotti, ma chiaramente gli ETF replicano, ma mai con precisione assoluta al 100%. Comunque qua rimaniamo in osservazione perché ancora non c'è una rottura decisa e neanche nessun tipo di come dire, segnale di possibile ripristino del rialzo da questa area di fortissimi supporti di lungo periodo. Corn oggi ottimo rialzo, quindi si torna a crescere, credo che questa sia la miglior chiusura da quando stiamo seguendo questo strumento. Più 23,9 il guadagno in questo momento, anche in questo caso non facciamo nulla, manteniamo semplicemente in macchina 1,19 di stop profit che ci preserverà almeno una quindicina di punti di profitto e proviamo a lasciarlo andare, vedremo dove potrà arrivare. Chiaramente qua siamo in ipercomprato, ma come ho più volte detto, conta fino a un certo punto quando le gambe rialziste, il trend sottostante è così forte, può continuare su questi livelli anche per un po' di tempo.
Naturalmente lo speriamo per la nostra posizione, per il momento non facciamo altro che provare a seguirlo. Infine il crude oil, oggi vedete un altro 1% circa di perdita, dal punto di vista grafico non cambia nulla, siamo sempre qui su questa potenziale area di primo supporto dopo la rottura della trend line. Sempre difficile dire se questa sia una stabilizzazione propedeutica ad un recupero, come era successo magari in questo caso, vedete la conformazione grafica è piuttosto simile, o sia semplicemente una pausa prima di intraprendere di nuovo la strada di un profondo ribasso. La rottura della trend line mi fa propendere più per la seconda opzione, quindi proseguimento del ribasso, ma non è da escludere che prima di riprendere a scendere magari vada a testare le resistenze che, come ho detto, stanno in area 12 e 21. Oggi chiusura a 11 e 26. Per cui in questo caso non c'è una chiara indicazione, è difficile entrare qua sia a rialzo che a ribasso da questi livelli, situazione assai dubbia per il petrolio che, come sappiamo, spesso fa brutti scherzi in una direzione o nell'altra. Sommario, andiamo velocemente, non cambia nulla quindi per l'ultima giornata della settimana, rimaniamo naturalmente long sui mercati azionari, sia con l'Italia che con la Germania e rimaniamo anche long con il Corner che, come avete visto, sta in guadagno di oltre il 23%. One Hour Trading è il sito specializzato nel fornire indicazioni operative fatte esclusivamente con ETF, quindi vi è la possibilità di andare a pescare in un parco di strumenti assolutamente quasi praticamente che va a coprire qualunque asset finanziario disponibile sul mercato, sia in versione al rialzo che in versione al ribasso. Quindi c'è la possibilità di operare con qualunque condizione di mercato e le opportunità naturalmente ci sono sempre. La registrazione è gratuita. Vi invito quindi a registrarvi, che vi permetterà di ricevere analisi tecnica settimanale sui principali indici mondiali e sulle principali materie prime. I miei contatti, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. A presto e buona serata.